Allora, questo corso serve a fornire ai docenti alcuni rudimenti che possono guidarli nella trasmissione ai loro studenti di quelli che sono i principi che noi come soprintendenza riteniamo essere importanti da trasmettere agli studenti rispetto ad una serie di problematiche che vanno appunto dalla divulgazione dell'archeologia come disciplina cardine per la ricostruzione storica laddove le fonti letterarie non sono sufficienti, l'archeologia come disciplina per la ricostruzione delle problematiche sociali del mondo antico, e quindi questo è legato a quella che è una nostra iniziativa alla quale spero parteciperete numerosi il 24 di novembre, in quanto la nostra soprintendenza da 2 anni già si fa promotrice di un dialogo tra passato e presente sui temi della violenza contro le donne in occasione della giornata sancita dall'ONU il 25 di novembre proprio per affrontare queste tematiche. Vogliamo dimostrare che l'archeologia è una disciplina in grado anche di affrontare il sociale guardando al passato ma tenendo ben presente il presente, chiaramente, scusate il gioco di parole, in quanto è soltanto con una consapevolezza di ciò che abbiamo alle nostre spalle che possiamo guardare all'attualità e con l'attualità costruire il futuro. Quindi noi su iniziativa espressa del sovrintendente Filippo Maria Gambari già da 2 anni portiamo avanti questo discorso, quindi il 24 di novembre spero che interveniate numerosi in occasione dell'evento che stiamo predisponendo e della mostra che inaugureremo in tale occasione. Quindi vi ho detto l'archeologia per la ricostruzione storica, l'archeologia per la ricostruzione della società, l'archeologia legata al territorio, in quanto tutti quanti voi in qualità di docenti vi trovate a raccontare la storia, se siete docenti di materie appunto storiche, umanistiche, o comunque vedrete che c'è materiale anche per chi insegna altre discipline, perché l'archeologia è davvero una materia varia, e per poter raccontare con più consapevolezza alla luce delle notizie più recenti che noi come soprintendenza abbiamo raccolto nella nostra attività di tutela, quello che avviene sotto i nostri piedi ed intorno a noi. Lo scopo di queste lezioni è in primo luogo conoscerci, maturare delle prospettive e dei programmi insieme, coltivare insieme degli obiettivi, trovare delle soluzioni per far sì che a partire dalle scuole si possa avere una maggiore consapevolezza dell'importanza, del significato, del valore in tutti i sensi, del valore del nostro patrimonio, del patrimonio che noi come funzionari ci troviamo a tutelare e a trasmettere e che voi come insegnanti vi trovate a dover raccontare, spiegare, far comprendere in quello che è il suo significato più profondo, che tocca appunto tematiche che ho riassunto con le parole territorio, società e storia. E appunto nel cominciare con questo primo incontro voi noterete un'alternanza dei contenuti. Cioè si passerà da quelle che possono essere esempi semplici, proprio nozioni elementari, chi fra di voi appunto insegnando materie letterarie è possibile che abbia alle sue spalle un percorso già nel campo dell'archeologia, quindi si troverà a confrontarsi con concetti che gli sono familiari. Quindi noi spazieremo da quello che vorrebbe essere un taglio didattico sulla base di alcune esperienze concrete, a informazioni di prima mano sulle problematiche del territorio, per poi entrare un po' più in dettaglio su alcuni aspetti, diciamo, più innovativi delle discipline, toccati dalle discipline archeologiche appunto negli ultimi anni, per poi ritornare di nuovo all'esperienza didattica attraverso appunto degli esempi che possono diventare dei modelli anche da seguire. E comincio subito con un'esperienza che quanti di voi leggono la cronaca locale forse avranno o ci seguono addirittura sui network che sono collegati al museo, avranno conosciuto, conosceranno oppure sentiranno qui per la prima volta. Davvero una delle esperienze che per me in prima persona sono state in assoluto tra le più belle della mia vita intera di archeologo, perché ho avuto l'occasione di scoprire, io che non lavoro nella scuola, anche se ho insegnato in passato, quanto possiamo imparare dai bambini, Questo è una cosa straordinaria e significa molto, voi da insegnanti lo sapete benissimo, quanto i bambini possono diventare per noi uno strumento di enorme amplificazione di quelli che sono i valori che appunto attraverso varie prospettive noi ci troviamo a divulgare. I bambini possono davvero trasmettere ai loro genitori, a quelle generazioni purtroppo perse da una mancanza di sensibilità per il nostro patrimonio, la nostra memoria, la nostra identità e la nostra storia, possono arrivare ad aiutarci a colmare spesso questo gap, un gap che purtroppo attraverso i mezzi canonici a nostra disposizione abbiamo difficoltà a riempire. E questa poesia, appunto in questi giorni avrete diversi elementi. Non vi posso raccontare la storia nel suo intero, alla fine di questa conferenza la sentirete in parte da una delle sue protagoniste, però questa poesia credo che quanto di più edificante e completo ci possa essere in termini di divulgazione archeologica di bambini di una scuola elementare, la scuola elementare di Pilastri nel comune di Bondeno. Sotto la scuola è nascosto un tesoro, non è d'argento e nemmeno d'oro, è fatto di sassi, di pietre, di cocci, che se li pesti a volte ti scocci. Sono reperti, lo dicono gli esperti, e come tutte le cose preziose ben si nascondono, ben si confondono, si fanno trovare solo da chi con occhi curiosi e mani leggere li va a cercare, li sa ascoltare. Così ti racconta le storie di un tempo lontano lontano di quando noi non c'eravamo. La prima volta che l'ho ascoltata dalla voce dei bambini che l'hanno scritta ho provato una fortissima, oserei dire enorme emozione, perché con parole semplici ci dicono tutto, ci dicono che il valore degli oggetti non è quello apparente, non è quello dell'oro, non è quello dell'argento, è il valore degli oggetti che sanno raccontare la storia e quindi conservano la storia alla quale sono associati, e anche la capacità di riconoscere che c'è qualcuno che li sa ascoltare, che li sa cercare, quindi quella che è l'esperienza che con fatica, con sudore, con tanti anni di studio, archeologi e coloro i quali sono versati nelle discipline storiche dell'antichità cercano di maturare proprio per poter restituire quella memoria, per poter far parlare quei cocci. E qui attraverso alcuni disegni che sono più eloquenti di qualunque discorso, i bambini ci hanno raccontato di questa loro esperienza che nasce dal terremoto, nasce dal fatto che la loro scuola ha dovuto essere distrutta e il sito in cui è stata realizzata la scuola temporanea, dove tuttora sono ospitati, è stato localizzato in una zona dove alcuni sondaggi hanno rivelato la presenza di una estensione di un sito vincolato dell'età del bronzo che ha all'inizio creato delle difficoltà nel rapporto che c'è tra il presente e il passato. La cosa si è risolta e proprio in questi giorni stiamo scavando laddove appunto vi è il sito vincolato, 200 metri dalla scuola, e stiamo facendo parlare, condividendolo con tutta la popolazione, quei cocci, li stiamo facendo raccontare la loro storia e stiamo facendo in modo che tutti, dai bambini, dai docenti delle scuole, dai curiosi, possano partecipare in diretta a quella che è l'esperienza di scavo, quindi un'esperienza che durerà ancora 2 settimane, è già andata avanti da 2 settimane, alla quale vi invito tutti a partecipare semplicemente recandovi sul sito dei Verri di Pilastri. Come vedremo alla fine, dall'esperienza del terremoto è nata un'occasione e la politica insieme a chi ha obblighi di tutela sono riusciti a costruire un percorso che ha visto nell'archeologia una possibilità di crescita, di incremento e di riscoperta del territorio, e quindi sono delle esperienze davvero di cui personalmente mi sento profondamente orgoglioso. E proprio nell'immagine simbolo del terremoto voglio guidarvi attraverso questo necessariamente rapido percorso su quelle che sono le coordinate principali che la ricerca archeologica mette a disposizione per la ricostruzione storica, che ovviamente vanno su quelle che sono le 2 coordinate essenziali, che sono il tempo e lo spazio. Dai cocci alla storia, avete visto i bambini all'inizio della loro poesia definiscono i cocci cocci, dopodiché dicono che gli esperti li chiamano repertico, perché un coccio diventi reperto deve avere determinate caratteristiche che sono quelle che attraverso una serie di immagini tratte volutamente da questo museo possiamo definire un contesto volutamente con il trattino, perché secondo quelli che sono i principi della semiologia ciò che noi raccogliamo del passato, nel momento in cui è composto in un contesto unitario, può essere paragonato ad un qualunque testo letterario, ad un discorso, in quanto l'insieme di quegli oggetti, unito e omogeneo, così come è stato lasciato da chi l'ha creato, ci consente di ricostruire una narrazione, trasforma quell'insieme di oggetti in un testo che l'archeologo sa decifrare, se ci sono le condizioni scientifiche per decifrarlo. Un contesto può essere quindi, ad esempio, quello che abbiamo ricostruito nel cosiddetto giardino Zen, che non è altro che la ricostruzione di come doveva apparire in superficie il terreno della necropoli di Spina. Lo possiamo vedere nelle sale dell'abitato recentemente inaugurate, dove su una parete campeggia una ricostruzione dell'abitato così come è stato scavato dagli archeologi nelle sue fasi, in occasione degli scavi degli anni '80, e nella vetrina riassunta una serie di oggetti disposti per tipologie che ci consentono di esplorare vari momenti della vita quotidiana degli abitanti di Spina. Laddove invece in superficie noi troviamo buchi di palo, strati, oggetti sparsi sul terreno in associazioni che appunto noi chiamiamo strati, perché quello strato equivale ad un'azione e quell'azione si pone in relazione con altre azioni, e la sequenza di azioni è quella che ti consente di interpretare una serie di eventi umani, di azioni proprie del quotidiano, che nella lunga durata, proprio sulla base di quelli che sono i principi ricostruiti da Brodel appunto nell'ambito di quella che è la riflessione che è alla base della scuola delle Annales, cioè si passa dalla breve durata per passare alla lunga durata, che è quella che ci conduce dalla storia venimenziale, i singoli avvenimenti, alla macrostoria. Storia che possiamo ricostruire solo quando gli oggetti sono insieme. E vedremo appunto nell'arco di questa lezione alcuni casi che ci conducono in questo percorso. E poi vi sono infine i contesti più evidenti, come può essere una sepoltura, laddove l'insieme di oggetti che costituiscono un deposito circoscritto nel tempo, il tempo di una morte, di una commemorazione di un defunto, ci raccontano una storia fatta di diversi capitoli. La sintesi di quella che è l'esperienza umana di una persona, se appunto i codici funerari volevano raggiungere questo risultato, e con la storia di una persona, lo vedremo bene quando faremo la visita guidata del museo, e con la storia della persona si può ricostruire la macrostoria in cui quella persona è inserita. Appunto vari capitoli che ci fanno toccare vari momenti, dalle credenze più intime legate al momento disperato di un distacco, fino alla storia più ampia che è quella degli oggetti che possono comporre un corredo, raccontandoci quelle che erano le aspirazioni, la rete di contatti, il sistema commerciale. Come si è arrivati a tutto questo? È d'obbligo molto rapidamente ripercorrere, per davvero grandi tappe, quella che è stata l'evoluzione del pensiero negli ultimi 400 anni, che ci ha portato a capire ciò che forse oggi diamo per scontato, ma non tutti lo danno per scontato, cioè di come appunto il contesto sia importante. Perché dico non tutti lo danno per scontato? Io immagino che il fatto che voi vi troviate all'interno di questa sala vi rende in un certo senso un'elite, che quindi o ha un interesse rispetto alle problematiche che trattiamo, o quindi un interesse che può essere semplicemente una passione, oppure lo fa per professione, quindi partiamo da cose che per noi sono scontate. Ma la maggior parte delle persone, e noi che facciamo questo lavoro appunto come funzionari di sovrintendenza lo sappiamo bene, quando si deve spiegare ad un operaio, quando si deve spiegare a un costruttore edile, quando si deve spiegare ad un geometra, ad un tecnico del comune, che cos'è l'archeologia, non ci si trova di fronte a concetti scontati, ti trovi a dover ripercorrere in un flash tutto ciò che serve in pochi secondi a far capire che hai di fronte, perché deve fare determinate cose, perché è importante che rispetti ciò che tu tuteli, perché è così importante che non si risalvino solo gli oggetti ma si salvi il contesto, oppure perché degli oggetti apparentemente informi da sembrare dei cocci, oppure le persone meno esperte non ti distinguono un frammento di mattone da una pietra qualunque, perché è importante spiegare che c'è l'azione di un uomo dietro a quell'oggetto. Beh, perché appunto, e questa è un'acquisizione del valore contestuale, della possibilità di ricostruire una narrazione da un insieme di oggetti o da un singolo oggetto, a seconda delle prospettive, è un'acquisizione davvero recente, che si colloca negli ultimi 70 anni di storia della nostra disciplina, perché anche i primi archeologi privilegiavano il fascino del singolo oggetto bello. Per questi motivi noi ci troviamo ad attraversare i musei d'Europa e a vedere vetrine gremite di vasi bellissimi come quelli del nostro museo, che raccontano tutt'al più la storia delle immagini che vi sono raffigurate, perché hanno perso relazione con il contesto da cui provengono. E siccome questa prassi è ancora quella canonica in tutti i musei d'Europa e giustifica l'azione di Trombaroli, ci troviamo quindi nella necessità di spiegare ciò che forse al pubblico presente in questa sala risulta scontato. Quando il nostro discorso comincia, ci troviamo di fronte all'esperienza seicentesca che dopo la rinascita, appunto del Rinascimento, che ha aperto i confini del mondo scoprendo nuovi continenti, ha portato le persone a voler riassumere il mondo in una stanza con quello che noi oggi chiamiamo con termini tedeschi Wunderkammer o Kunstkammer, a seconda che contengano meraviglie o opere d'arte. Il fascino della raccolta dell'esotico, dello strano, cioè del concentrare fino all'eccesso le cose all'interno di una stanza, è ciò che ha fatto nascere il collezionismo e anche lo studio degli oggetti come elemento per ricostruire una tradizione storica e una cultura materiale del passato, in un insieme in cui gli oggetti prodotti dalla natura, i cosiddetti naturalia, e quelli prodotti dall'uomo, gli artificialia, raccontavano insieme la stessa storia, ma una storia che era ancora totalmente avulsa dal suo contesto di provenienza, perché le discipline cardine attraverso le quali, le fonti cardine attraverso le quali si raccontava e ricostruiva la storia, ovviamente erano le fonti letterarie sopravvissute dall'antichità o le fonti veterotestamentari, o tutt'al più per i più esperti l'epigrafia, quindi testimonianze scritte, e le monete. Questo era l'archeologia delle origini, un'archeologia che si valeva degli strumenti che di per sé già raccontavano una storia, semplicemente perché l'immagine su una moneta ti diceva anche chi era il soggetto raffigurato, ma questo dava luogo a grossi fraintendimenti, per cui si supponeva che una moneta all'interno di un contesto funerario, se riproduceva un gladiatore, doveva essere la moneta, la tomba doveva essere quella di un gladiatore, con ipotesi astruse più o meno complesse che dovevano oltretutto superare le difficoltà poste dal stesso racconto veterotestamentario, che dava all'umanità uno spazio esiguo di 4004 anni totali, entro i quali condensare tutta la storia del mondo, tutta l'esperienza umana, da cui il punto cardine, il punto di partenza del racconto biblico, come tutti sappiamo, è il diluvio universale, quello che giustificava la presenza di oggetti umani sottoterra, oppure giustificava il ritrovamento di fossili animali che venivano appunto considerata testimonianza tangibile di un evento distruttivo di portata mondiale. In un certo senso, come ha detto prima la dottoressa Cornelio, l'archeologia, una versione deviata dell'archeologia, diventava la prova diretta della validità del racconto veterotestamentario. Gli animali imprigionati nella roccia erano una conferma del diluvio universale. È chiaro che dovevano passare ancora anni, decenni, per arrivare all'illuminismo e alla formulazione di nuovi strumenti metodologici che consentirono, a partire dalle scienze naturali, di trovare la strada per far sì che quegli oggetti non venissero utilizzati per suffragare un racconto pregresso, attraverso quindi un argomento circolare, ma consentissero di guardare criticamente alla storia, perché la Bibbia o le stesse fonti letterarie del passato, come i personaggi che se ne facevano interpreti tra il 600 e il 700, raccontavano una storia che era un'interpretazione della realtà che avevano di fronte. Faccio un esempio: il mito dei ciclopi, localizzato appunto al di sotto dell'Etna, nasce probabilmente dal fatto che nel passato ci si confrontava, senza coglierne il significato, in alcuni grossi teschi di mammut che, in corrispondenza del naso della proboscide, avevano una grossa cavità che faceva pensare a chi trovava questi grossi crani all'esistenza di esseri giganti con un solo occhio. Quindi la costruzione di un mito attraverso il quale si costruiva un racconto storico dava la creazione ad una serie di leggende che venivano trasmesse attraverso le fonti, i testi, per cui con l'illuminismo, fino all'illuminismo, si credeva che davvero potessero esistere tracce del diluvio in questi fossili, così come potevano esistere esseri meravigliosi come la Bellerofonte, la Chimera, e molti ancora oggi credono a queste fandonie, proprio perché è più facile credere a ciò che è inspiegabile piuttosto che ascoltarne la spiegazione. Per arrivare quindi alla soluzione di un argomento che a tutti gli effetti si presentava come circolare, si dovette sviluppare un sistema analitico di organizzazione del sapere, e dobbiamo, e questo vi dicevo che in questo racconto cercherò di far capire anche a chi non fa parte del versante umanistico di quante discipline possano convergere alla ricostruzione archeologica, quindi la biologia, la geologia, lo studio dei pollini, l'antropologia fisica e via dicendo, quanto l'archeologia si compone di tante, dell'ausilio di tante materie. E Linneo, se noi lo conosciamo, perché è colui che ha sistematizzato la natura, ha creato quelli che sono i principi cardine del sistema tassonomico, dei sistemi tassonomici attraverso i quali si organizza in un discorso coerente il mondo naturale. Beh, questi principi sono stati subito recepiti da quella che all'epoca era l'archeologia, nella fattispecie la numismatica, che ha cominciato ad organizzare le conoscenze delle monete delle popolazioni delle Italie antiche e del Mediterraneo in un sistema coerente organizzato secondo gli schemi linneiani. Questo ha fatto sì che da un lato si sistematizzasse il racconto della natura e dall'altro contestualmente si maturasse una consapevolezza di un'organizzazione coerente delle specie. Tutto questo si è fuso con l'osservazione attenta di fenomeni geologici, cioè del formarsi lento e coerente delle stratificazioni naturali, all'interno delle quali naturalmente venivano rinvenute quelle specie che alcuni cominciavano a non ritenere più testimonianza del diluvio universale, ricostruendo ed integrando il quadro ricostruito da Linneo sulla base di specie viventi a partire da specie non più viventi che tuttavia avevano analogie con le specie che popolano il nostro ambiente. Questo insieme di fattori ha fatto comprendere, osservando la durata che impiegano i depositi geologici a formarsi, e questo è avvenuto soprattutto nel nord Europa, ha consentito di capire che quei 4.000 anni che avevamo a disposizione del racconto biblico non erano sufficienti. La storia dell'uomo era molto più lunga e dovevano essere riscritte criticamente o reinterpretate diverse pagine del racconto biblico, e non era naturalmente un discorso facile, soprattutto in paesi dove appunto la dottrina cattolica imponeva una lettura, un'interpretazione letterale della tradizione. Infatti, a riuscire ad organizzare, a sistematizzare il quadro storico del nostro passato fu uno studioso danese, il responsabile del museo del National Museum di Copenhagen, il quale classificò la realtà umana in quelle che sono tre età legate all'evoluzione tecnologica dell'uomo: età della pietra, età del bronzo, età del ferro. un'osservazione semplice che si ispirava in parte a quelle che erano le teorizzazioni esiodee su una evoluzione dell'umanità o decadimento da un'età dell'oro, invertendole ed associandole a quelli che sono dei principi obiettivi fondati su un'evoluzione tecnica della cultura materiale. In questo racconto non può mancare rapidamente un cenno a quella che è stata la rivoluzione che ha scatenato il positivismo, Darwin, cioè la sistematizzazione di tutto quello che vi ho detto in un modo tale che consentiva di coniugare le scienze biologiche con le scienze storiche in un discorso coerente legato chiaramente a quella che è la teoria evoluzionistica legata all'origine delle specie. Non è possibile soffermarci, e non ce n'è nemmeno motivo perché immagino che per molti di voi siano argomenti noti, tuttavia lo scopo è farvi in 10 minuti ripercorrere quello che è il percorso faticoso impiegato dalle scienze storiche per arrivare allo stato attuale. Chiaramente al momento in cui vennero formulate quelle tesi di Darwin destarono ironia che ancora oggi ci accompagna in quelle che sono le ben note reinterpretazioni di quella che è la teoria dell'evoluzione, ma purtroppo questo positivismo nascondeva in sé dei grossi pericoli che consistevano nell'equazione fra conformazione fisica e razza o etnia, cioè la marcellata idea che l'aspetto fisico possa corrispondere ad un'origine razziale. Ecco, questa ipotesi che veniva all'epoca suffragata scientificamente anche attraverso l'analisi linguistica, sono gli anni in cui si scopre l'indoeuropeo e viene sistematizzato l'albero genealogico delle lingue note, ebbene questa positivistica congiunzione tra scienze umane, linguistica, biologia e via dicendo, aveva in sé dei grossi limiti che sono quelli che impediscono ancora oggi ad alcuni di comprendere il senso della storia, il senso della nostra identità e che portano a gravi fraintendimenti nel nostro approcciarci con il passato, un passato che si presta purtroppo ancora oggi molto ad usi politici. Ne è nata quindi all'epoca del positivismo una facile ricostruzione della storia del mondo in termini di migrazioni, diffusioni, invasioni, in cui l'archeologia tutt'al più serviva a attestare, confermare o smentire un'ipotesi formulata in partenza sulla base di altri presupposti. Però perché l'archeologia possa diventare disciplina critica ausiliaria rispetto a queste problematiche che allora cominciavano ad essere maturate, dobbiamo necessariamente passare attraverso quella che è l'esperienza di un non archeologo, di un commerciante, un autodidatta, Schliemann, ebbe il merito, oggi l'archeologo forse più famoso dopo Indiana Jones, di poter dimostrare agli occhi di tutti l'esistenza di una validità nel più remoto racconto epico. Lui scoprì Troia, e da questo punto di vista la storia non lo ha smentito, scoprì il cosiddetto maschera di Agamennone, e qui la storia naturalmente lo ha smentito, fece delle sue deduzioni che l'archeologia oggi è in grado di, chiaramente di perfezionare, ma dimostrò l'esistenza, la realtà di alcuni fatti che, essendo trasmessi soltanto attraverso racconti orali fissati nell'epica o nel mito, cominciavano all'epoca ad essere sottoposti a dura critica, una critica che li riteneva ormai non più validi, li trattava alla stregua di fole, di barzellette, di invenzioni. Schliemann dimostrò agli stessi accademici del tempo che l'archeologia poteva contribuire a trovare dal nulla una nuova civiltà, come quella micenea, funzionale a ricostruire un racconto storico che andava ben oltre quanto noi oggi immaginiamo la memoria possa spingersi. Tra breve vedremo che chiaramente il racconto omerico ha ben altra collocazione temporale, ben altra attendibilità, non possiamo trattare nell'arco del tempo a disposizione tematiche così complesse, ma una scoperta avvenuta negli anni 50 del secolo scorso, di cui anch'io mi sono occupato, testimonia in diretta, si chiama Coppa di Nestore rinvenuta a Ischia, il momento stesso in cui i poemi omerici venivano fissati, quindi la prova del modo in cui l'esperienza epica andava strutturandosi. Gli anni in cui Schliemann miete i suoi successi sono gli anni in cui in queste terre si scopre quella che all'epoca cominciò a essere chiamata civiltà villanoviana, attraverso le scoperte straordinarie compiute da un altro appassionato non esperto, il conte Gozzadini, che in previo in località Villanova, fra Cazzanedo e Ozzano, portò alla luce le tracce di una civiltà dell'età del ferro che a breve si sarebbe scoperto coincidere con i luoghi occupati da ciò che nel racconto storico veniva appunto riferito agli Etruschi. 1871, da questo punto di vista, a Bologna ha un momento cardine nella riflessione sul mondo antico, attraverso quello che è il congresso di antropologia e archeologia preistorica. La preistoria, che si chiamava all'epoca e ancora oggi si chiama la preistoria nella sua fase protostorica, si chiama paletnologia per il suo fondersi con l'etnografia, diventa una disciplina a tutti gli effetti in grado di raccontare quel racconto storico che le fonti non trasmettono, perché appunto è prima dell'esperienza delle fonti scritte. Come lo fa? Ecco, e adesso ci avviciniamo a quella che è la, diciamo, seconda parte del nostro rapido racconto. Come fa l'archeologia a dare un volto alle civiltà del passato? Come fa a recuperare quella sfuggente dimensione temporale? Come fa a ricostruire un racconto in assenza di testimonianze scritte coeve o di fonti orali appunto che conservino memoria di eventi nel passato? I più esperti di voi lo sanno bene, ma è utile ripercorrere insieme un percorso che questo schema visualizza in modo abbastanza efficace, occupa una parte infinitesimale di una storia che si perde nel tempo. Quindi come si fa a ricostruire la carta che è alle vostre spalle con l'espansione massima dell'Etruria? Come si fa a ricostruire quell'insieme di popolazioni che hanno dato un volto alla storia dell'Italia preromana? Come si fa a farlo senza trascendere in quelli che sono gli stereotipi razziali legati a personaggi come Kossinna, teorizzatore appunto delle razze o della superiorità di una razza su tutte, quella ariana, che ha giustificato le aberrazioni che sono alla base dell'esperienza tragica hitleriana. Oggi lo sappiamo grazie anche all'antropologia che ha seguito il ciclo di conferenze sul mondo degli Etruschi degli scorsi mesi, ormai ha familiarità con questi nomi. Alla fine vi darò anche dei riferimenti per chi invece non ha seguito quelle lezioni per potersele ascoltare. Oggi grazie all'antropologia sappiamo molto bene che i confini etnici sono molto fluidi, non sono una realtà palpabile, sono una realtà culturale che si struttura nel momento in cui avviene un confronto fra culture. Un'identità etnica assume la sua consistenza nel momento in cui un uomo guarda un altro uomo e identifica in chi gli è davanti una differenza culturale, linguistica, nel modo di vestire, che fa sì che egli, guardando se stesso, rafforzi la propria identità, proprio attraverso il confronto con gli altri. L'identità etnica è quindi un costrutto culturale che si struttura nel momento stesso in cui la nostra identità viene posta in dubbio o messa in crisi. Noi viviamo oggi il triste fenomeno dell'immigrazione e ci troviamo a riflettere su noi stessi che siamo stati immigranti, sul significato di lasciare la propria terra e confrontarsi con culture che sono diverse. Ecco, la formazione di un'identità culturale passa anche attraverso di questo, attraverso il primo fenomeno storico legato ad un'emigrazione di massa, che è quella della colonizzazione greca in Italia, che ha portato una popolazione superiore in grado di trasmettere una memoria scritta anche da un punto di vista letterario, il momento in cui questa civiltà si è confrontata con le civiltà dell'Italia preromana, facendo sì che da un lato si rafforzasse la consapevolezza del mondo greco e dall'altro si rafforzasse la consapevolezza dell'identità delle popolazioni dell'Italia primitiva, che da quegli emigranti traggono quell'alfabeto che contribuisce a a codificare in forma scritta quella che è la loro memoria, quello che è il loro passato. Quindi vedete come l'identità culturale passa attraverso prestiti inaspettati proprio nel momento in cui si accentuano le differenze etniche. E questo è un elemento essenziale del nostro racconto di questa sera, proprio perché sapete meglio di me quanto le vostre classi ormai siano la manifestazione diretta di questo fenomeno di globalizzazione dell'identità etnica, per cui abbiamo classi popolate di bambini che anche nei loro tratti somatici, pur non essendoci alla base un discorso razziale, trasmettono un'identità, un racconto diverso, e questo può essere spiegato in termini positivi, in quanto quel confronto accentua l'identità dell'uno, accentua l'identità dell'altro, ma li fa crescere entrambi nel momento in cui non è vissuto come un contrasto che insinua al suo interno dei termini di discrimine. Cultura materiale e storia, appunto, è il passaggio attraverso il quale quel coccio che è diventato reperto diventa ciò che in termini tecnici mutuali dell'antropologia noi chiamiamo cultura materiale, cioè il far sì che un oggetto diventi esso stesso colui che trasmette un messaggio culturale, e che chi lo ha posseduto non è più in vita e non è in grado più di raccontare la sua storia. Un oggetto quindi diventa colui che narra la storia di chi lo ha posseduto, trasmette informazioni rispetto all'identità del suo proprietario, all'epoca in cui ha vissuto e anche al motivo per cui l'ha creato, un insieme di informazioni che costituiscono il nostro racconto storico, attraverso quella che è il metodo linneano che abbiamo visto, mutuato dalle scienze biologiche, che ci consente di organizzare la cultura materiale in un'evoluzione tipologica che idealmente riflette un'evoluzione tecnologica costante. In realtà sappiamo che la storia è fatta di momenti ciclici, per cui si può passare da una massima floridezza tecnologica ad un decadimento per poi risalire, per cui chiaramente la tipologia si confronta quotidianamente con la cultura materiale per ricostruire quello che è il percorso affrontato dall'uomo per risolvere le sue esigenze quotidiane. Noi archeologi non facciamo altro che farci interpreti di questa cultura materiale, cercando di organizzarla nel modo più oggettivo possibile. Il problema rispetto alla biologia è che la biologia risponde a delle regole precise dettate dalla natura. La cultura umana, nel suo farsi oggetto, riflette delle esigenze che sono non legate a principi scientifici, ma sono legate all'estro di chi ha inventato, alla volontà artistica. Noi possiamo produrre un oggetto che in apparenza è funzionale, ma in realtà non ha alcuna funzionalità, semplicemente per gusto artistico. L'archeologo deve essere in grado di distinguere ciò che è frutto di un'evoluzione ragionata da ciò che invece è il prodotto dell'estro artistico. Noi oggi vediamo quotidianamente usare il bronzo in opere che sono d'arte, non più funzionali. Perché il bronzo e non il ferro o l'acciaio? Semplicemente perché si sceglie una materia non più in relazione a determinate esigenze tecnologiche. È chiaro, nell'età del bronzo usavano solo il bronzo, il massimo del ferro che potevano usare è il ferro meteorico che rinvenivano appunto perché è caduto dal cielo. Quindi la cultura materiale, nonostante i nostri sforzi di irregimentarla entro un sistema tipologico coerente, sfugge alle nostre ricostruzioni mentali, che a volte sono ricostruzioni a prioristiche di un passato che è solo nella nostra mente. In questo l'archeologo si confronta con un dilemma, con un problema, e come fa a superarlo? Ecco, e qui viene il discorso del contesto che abbiamo detto poco fa. L'archeologo ha uno strumento per superare il paradosso dell'interpretazione tipologica fine a se stessa degli oggetti, che è l'osservazione delle associazioni di oggetti. Il modo in cui attraverso la statistica queste associazioni ricorrono e si evolvono nel tempo, quindi a partire da logaritmi matematici ben precisi, ci consente di ricostruire una linea evolutiva ideale che ci consente di incasellare in vari periodi, in varie fasi, la cultura materiale. La linea diagonale, segnata dall'evoluzione delle associazioni, uno dei principali esponenti Hermann Müller-Karpe, è quella che consente di estrapolare un tempo ideale tra ciò che è prima e ciò che è dopo, e oggi vi mostrerò uno degli esempi di cui mi sono occupato io, ma che devo dire tra i più interessanti in assoluto per risolvere queste problematiche di fusione tra analisi tipologica, lettura sociale, ricostruzione storica e analisi stratigrafica, perché la stratigrafia l'abbiamo tenuta da parte. In questo discorso, molto rapidamente, va aggiunto il termine che tutti voi conoscete, cioè l'ausilio di discipline fisico-chimiche nella ricostruzione storica, come quella più famosa per tutti, la rivoluzione del radiocarbonico, una scoperta che valse il premio Nobel ai suoi scopritori, risale agli anni 40 e consente di esaminare attraverso la reazione di alcuni isotopi del carbonio l'epoca di alcuni oggetti. Questa analisi, fusa con i dati derivati dalla dendrocronologia, ha consentito di arrivare ad una notevole precisione nella ricostruzione storica di contesti che hanno restituito materiale organico che si presta a questo tipo di analisi. C'è un però, e risale a almeno 20 anni fa. 20 anni fa alcune analisi hanno dimostrato che il radiocarbonio calibrato provocava degli errori, degli scarti cronologici molto ampi, dell'ordine anche di 100 anni, che scardinavano ogni ricostruzione storica, soprattutto per quelle fasi in cui le fonti letterarie consentivano un confronto tra il dato archeologico e quello letterario, o ad esempio nel caso di luoghi in contatto con popoli del vicino Oriente, confronti con le liste dei faraoni o degli eponimi assiri e via dicendo. E cosa è successo? È successo che a un certo punto c'è stato un cortocircuito tra analisi naturalistiche, studiosi specialisti in preistoria e protostoria, e archeologi classici. Non tornava più nulla. Le analisi radiocarboniche, dendrocalibrate, fornivano dei dati che erano di 100 anni superiori rispetto a quanto fino allora si era aspettato, si era immaginato. E quindi questo ha fatto sì che alcuni seguissero la validità dei dati naturali, perché ritenuti oggettivi, e altri seguissero i dati della tradizione, ignorando l'ausilio di questi strumenti fisico-chimici. L'archeologia preistorica e quella classica non hanno dialogato, e ancora oggi sono in difficoltà nel dialogare, perché questo tipo di problematiche aveva enormi ripercussioni sulle nostre capacità di ricollegare gli eventi del passato con ciò che noi conosciamo attraverso la tradizione. Non posso entrare più addentro nel problema, volevo solo farvi questa esemplificazione per raccontarvi quello che è uno dei problemi che l'archeologia negli ultimi 20 anni si è trovata ad affrontare e che solo gli specialisti del settore hanno vissuto come dramma nel momento in cui hanno perso l'ancoraggio, ad esempio, tra una data ritenuta canonica come la fondazione di Siracusa e gli oggetti che potevano essere messi in relazione con quell'evento storico ben definito. Ad ogni modo, attraverso gli strumenti che vi ho detto, si è arrivati ad una divisione in fasi della storia dell'Italia, della storia del Mediterraneo, e a porre in parallelo, attraverso il riscontro di oggetti identici rinvenuti in vari luoghi del Mediterraneo, di costruire quella griglia cronologica che appunto consente oggi di unire l'Occidente con l'Oriente e di fare una ricostruzione storica nella quale entra anche il racconto delle fonti fino a dove esse si possono spingere. In questo discorso naturalmente vi è anche il valore dell'analisi stilistica, ciò che vi dicevo prima. E oggi è possibile riconoscere con quello che gli storici dell'arte chiamano metodo morelliano, che è stato ampiamente applicato da Beasley nell'identificazione delle mani degli artisti, dei ceramografi che sono dietro la ceramica attica che riempie il nostro museo, riconoscere l'identità del ceramografo che ha realizzato un determinato vaso, semplicemente perché vi sono dei motivi ricorrenti, delle firme che consentono di riconoscere la mano di un artista e studiarne l'evoluzione stilistica. L'analisi stilistica, unita con quella tipologica e unita con gli strumenti dell'associazione, dell'analisi delle associazioni attraverso formule statistiche, sono alcuni strumenti cardine che guidano nel recupero del tempo. A questi strumenti se ne aggiunge uno che immagino vi sia non del tutto oscuro, la stratigrafia. Allora, la stratigrafia è nota a tutti perché ha un valore soprattutto negli abitati. In un contesto abitativo, l'individuazione di strati e della loro sequenza, dei loro sovrapporsi oppure entrare in contatto gli uni con gli altri, è quella che consente di stabilire cosa c'è prima e cosa c'è dopo. Questa è la sezione di una celebre necropoli, quella dell'isola di Ischia, dove si vede una sovrapposizione costante di sepolture le una alle altre. Abbiamo un esempio di stratigrafia, sul quale torneremo tra breve, particolare, una stratigrafia di necropoli. Questo è l'unico caso di questo livello noto in tutta l'archeologia occidentale e me ne sono occupato in prima persona. Una necropoli vissuta 150 anni alle origini della colonizzazione ha avuto un meccanismo di occupazione nel quale le persone volevano sovrapporsi ai loro antenati, riproducendo sul terreno quelle che erano le ramificazioni familiari che li avevano congiunti in vita. Il padre voleva seppellirsi sopra la tomba del padre, il figlio veniva posto sopra la tomba del genitore, il fratello accanto a quella del fratello, il marito accanto a quella della sposa. In un sistema che la natura ci ha consentito di conservare idealmente alla perfezione, sicché si è potuto ricostruire quel dialogo intimo fra persone che si sovrappongono perché si cercavano nel tessuto della necropoli. E vedremo come attraverso la ricostruzione di questa sequenza di azioni si ricostruisca una società con il suo sistema di valori, si costruisca il tempo, si ricostruisca un insieme di elementi che sono fondamentali per il discorso storico. Ma prima di passare a questo, qualche nozione per chi non sa in dettaglio che cos'è una stratigrafia. Vi dicevo, la stratigrafia è comune in contesti abitativi, e quell'insieme di azioni che producono oggetti, producono terreno, semplicemente perché sono il frutto di una volontà che si traduce nel voler realizzare qualcosa sul terreno, una fossa per buttare del materiale, un focolare, una capanna, uno scarico, un gabinetto, una serie di azioni con le quali chiunque di noi oggi si confronta. E il modo in cui queste relazioni si pongono in rapporto le une con le altre ci consentono di ricostruire la vita di un ambiente, da quelli che sono i momenti di abbandono fino a quelle che sono le sue fasi costruttive. Questo può essere fatto naturalmente per strati di materiali, ma può essere fatto anche per la facciata di un edificio, laddove più momenti costruttivi ci consentono di ricostruirne la storia. Ad esempio, voi avete una serie di finestre alla mia sinistra che sono state tamponate all'origine per motivi strutturali, e quando il palazzo è stato ristrutturato si è pensato che quel tamponamento fosse un'alterazione della connotazione originaria del palazzo. Si è fatta un'interpretazione erronea e si è voluto liberare lo spazio di quelle finestre. Si è poi capito, attraverso uno studio analitico, che quella tamponatura in realtà era voluta, ricercata, per cui oggi alcune delle finestre hanno delle tende che servono per ricreare l'effetto previsto originariamente dall'architetto. L'archeologia, nella lettura dei paramenti murari, può ricostruire questo insieme di azioni e guidarci nell'interpretazione anche di una realtà che non è ancora stato. Tutto questo nel momento in cui noi traduciamo questo sistema di azioni in un diagramma, quindi in una esemplificazione tecnica, grafica, di quella che è la sequenza degli strati nel loro succedersi. Un qualcosa che appare più o meno così, o può risultare più complicata. Ma torniamo al caso di Ischia. Qui vedete una serie di tombe nella loro sequenza che vanno formandosi. Vedete una tomba a tumulo con un rituale che corrisponde a un determinato tipo di persona, e una tomba che si dice tecnicamente anchitrismos, di un bambino che veniva deposto all'interno di un'anfora. Si tratta di un gruppo familiare che sceglie degli spazi liberi, ma si pongono gli uni vicini agli altri. Passa del tempo, muore un congiunto. Siccome il rituale dell'incinerazione con tumulo era proprio degli adulti, mentre l'inumazione e la deposizione all'interno di un contenitore ceramico era dei bambini o degli individui adolescenti o degli stranieri, un nuovo adulto morto, probabilmente il genitore di un figlio morto prima di lui, si sovrappone alla tomba del bambino. Nel frattempo un altro individuo appartenente al gruppo familiare occupa uno spazio rimasto libero e si va avanti così fino a creare un insieme coerente di tombe che volontariamente si pongono le une sulle altre. Questo ha consentito al sottoscritto di ricreare questo sistema di relazioni in un matrix, quello che è appunto il diagramma stratigrafico di cui vi parlavo prima, che ho fuso con la ricostruzione della tipologia della necropoli, quella che abbiamo visto in questa immagine proprio con Hermann Müller-Karpe. Ho ricostruito quindi un diagramma nel quale l'analisi stilistica dell'evoluzione tipologica della cultura materiale di 150 anni di vita della necropoli di Pitecusa dal 750 a.C. fino al 600 si fondeva con il dato oggettivo della stratigrafia, consentendo di ricostruire una storia, una microstoria che, se confrontata con le fonti letterarie, porta a delle conclusioni molto interessanti che mi dispiace non vi posso dire, ma vi ho voluto citare un caso legato alla mia esperienza personale semplicemente perché alla fine della lezione o nelle lezioni precedenti vi posso dare del materiale nel caso in cui voi vogliate approfondire questi esempi, in quanto dal punto di vista metodologico possono aiutarvi, nel caso in cui non siate esperti, a spiegare come si procede dall'analisi della cultura materiale alla ricostruzione storica. E non dubitate, in futuro magari in altro tipo di conferenze entreremo più nello specifico. Vi mostro soltanto un'animazione nella quale voi vedete quel diagramma stratigrafico animarsi con gli oggetti più rappresentativi della cultura materiale di quel sito. Questo ci consente non solo di vedere nel modo in cui si collocano questi oggetti nel tempo, perché le tombe che sono più in alto nel diagramma sono quelle più recenti, quelle che sono in basso, quelle più antiche. Si vede l'evoluzione della cultura materiale all'interno della necropoli e si vede anche un altro aspetto che è molto interessante, il modo in cui i singoli possessori delle tombe andavano a procacciarsi determinati oggetti da determinate persone o gruppi di familiari sceglievano oggetti seguendo una propria moda, un proprio costume che corrispondeva anche al loro status sociale. L'esempio che vedete meglio in questa animazione è quello delle fibule. Le fibule sono oggetti che servivano per fermare gli abiti sulle vesti ed erano un connotato fortemente identificativo anche dal punto di vista etnico. Infatti i primi greci arrivati in Italia si sposano con donne indigene, perché sono prevalente uomini quelli che viaggiano ed emigrano, e le donne indigene recano con sé delle fibule e la congiunzione tra greci ed indigeni, che dà origine alla trasmissione dell'alfabeto e via dicendo, e alla trasmissione dell'etica, di un nuovo modo di pensare, fa sì che con essi si elaborino nuove fibule, si crei una comunanza di linguaggi anche dal punto di vista della cultura materiale che oggi ci consente di distinguere l'origine di alcune di queste persone, di capirne in dettaglio la storia e di vedere come questa storia diventa un racconto familiare o una macro-storia di una comunità alle origini di uno dei fenomeni cardine dell'esperienza mediterranea, proprio quello dell'arrivo dei greci in Occidente che vi ho spiegato essere essenziale per la conformazione dell'identità delle popolazioni dell'Italia primitiva. E alcune famiglie più ricche delle altre scelgono le fibule di argento perché si vogliono distinguere dagli altri che le hanno nel più semplice bronzo. E l'osservazione di questi grafici ci guida in una lettura apparentemente inedita e inconsueta del sociale attraverso gli strumenti che l'archeologia ci mette a disposizione: analisi tipologica, analisi stilistica, stratigrafia, analisi delle associazioni di corrente. Tutto questo ci consente di arrivare ad una ricostruzione di dettaglio delle fasi di vita di quella necropoli e a fare ciò che non esiste finora nell'archeologia del Mediterraneo. Qui vedete un qualcosa che è unico e mi fa piacere mostrarvelo, fa parte degli studi che precedono il mio arrivo in sovrintendenza. Voi vedete una necropoli, la state vedendo in diretta, che si forma. Momento per momento questa è la successione reale delle tombe così come si sono formate originariamente attraverso ciò che la stratigrafia ci permette di comprendere, ci fa capire che vi era stata un'assegnazione dei lotti cimiteriali fin dalle origini della necropoli, poiché le tombe si dispongono, si concentrano proprio per ricreare dei gruppi familiari. Cosa significa questo? Significa che c'è un'organizzazione degli spazi funerari che presuppone un'autorità in grado di dire tu occupi questo spazio, tu occupi quell'altro e non ti devi spingere oltre. Questo ci aiuta molto a capire la struttura sociale di questi primi coloni, e questo è un esempio di come l'archeologia diventa essenziale per la ricostruzione della società nel momento in cui poi fondiamo questi dati in un racconto demografico e osserviamo le anomalie nei comportamenti demografici della comunità di Pitecusa, laddove il numero di bambini è insolitamente alto, laddove invece la mortalità infantile era del 50%, ci sono più bambini di adulti. Che cosa significa? Che i bambini morivano a Ischia e gli adulti facevano le loro attività e andavano a morire sul continente nelle fasi più avanzate. Oppure vediamo in alcune fasi prevalere le donne sugli uomini, anche questo è un aspetto irreale dal punto di vista biologico, e via dicendo. Chiaramente potremmo entrare molto più nello specifico. Io sto monitorando man mano che andiamo avanti il tempo a nostra disposizione, perché so che devo rimanere rigorosamente entro i tempi. Vi ho voluto quindi fare un esempio molto concreto. Avete visto come in questo discorso siamo partiti da cose generali, credo note a tutti. Abbiamo parlato di diritto universale, abbiamo parlato di Noè, di Linneo, di Darwin, per poi arrivare, in modo forse che qualcuno di voi potrebbe giudicare un po' brusco, ad un caso molto specifico, noto solo agli specialisti di quelle problematiche. Questo per farvi cogliere diversi aspetti di un racconto che poi voi dovreste in qualche modo essere in grado di rielaborare e trasmettere ai vostri allievi, in modo da dare almeno un'immagine di quella che è la fatica, ma al tempo stesso le potenzialità che ci sono dietro la ricostruzione storica fatta attraverso l'archeologia. La seconda ed ultima nozione che rimaneva da spiegare all'interno di quelle che sono le coordinate essenziali per la ricostruzione storica, dopo quella del tempo, è quella dello spazio. Ritorniamo all'immagine, un'immagine che mi è cara perché è un sito dove ho scavato per molti anni, l'Acropoli di Populonia. Qui siamo in una condizione fortunata rispetto a quelle che sono le caratteristiche dei terreni in questi luoghi. Abbiamo un banco calcareo dove le arature non consistenti, nonostante vediate il livello dell'humus essere di appena 20 cm, hanno consentito alle buche di palo e alle fosse prodotte dall'azione umana di conservarsi. Chiaramente, scusate se dico una cosa ovvia, che cosa troviamo noi? Per quelle che sono le architetture più primitive, noi troviamo soltanto ciò che rimane come azione residua dell'attività dell'uomo, un buco di palo laddove l'elevato era fatto tutte in sostanze organiche che tendono a non conservarsi, o tutt'al più nell'uso di mattoni, di fango, di argilla concotta, che difficilmente si può conservare. Tutt'al più si conservano lacerti che potete ancora oggi osservare nella vetrina dell'abitato di Spina al piano inferiore, dove vedete il concotto ancora che riproduce l'incannucciata che era all'interno delle pareti delle abitazioni di Spina. Oppure abbiamo appunto nelle fasi romane strutture più consistenti, in mattoni o addirittura in materiali più complessi. Attraverso la lettura di questa impronta in negativo dell'attività umana, quindi che a volte è un insieme di buche, di palo, noi riusciamo a ricostruire molto della storia di chi ha popolato quel luogo, perché l'analisi stratigrafica applicata a quelle buche di palo e l'esame attento della loro dislocazione ci consente naturalmente di costruire la tipologia di quell'abitazione, di fare ipotesi sulla sua struttura, se abbiamo dei frammenti di tegole o di ciò che costituiva la copertura, anche di spingerci oltre nel ricostruirla, e dall'osservazione delle attività dell'uomo che producono ulteriori buche, ripensamenti o azioni rituali si ricostruisce un insieme di eventi che sono la vita di quel sito. La storia in prevalenza dell'evoluzione architettonica nel mondo etrusco ci ha mostrato che si evolve da un sistema insediativo con capanne circolari, tipo quella che una volta era stata ricostruita a Bologna, fino a case con un'organizzazione planimetrica rettangolare o quadrata e un soffitto che, imitando il triangolo dei greci, ha una copertura con tegole. Quella è un'altra delle cose che i greci hanno trasmesso alle popolazioni italiche. In tutto questo insieme di azioni, in queste evoluzioni, si collocano gesti di varia natura. Ad esempio, in quel contesto che vi ho mostrato prima, noi archeologi che l'abbiamo scavato rimanemmo esterrefatti dal trovare una grossa buca, una buca più grande delle altre, che non aveva un carattere strutturale, ma all'interno della quale erano state collocate religiosamente, con attenzione, 100 tazze con ansa sopraelevata, intatte, condensate in uno spazio molto limitato. Un gesto del genere è stato interpretato in modo assolutamente attendibile come un gesto rituale di fondazione, fatto addirittura da un personaggio carismatico in grado di organizzare la comunità, 100 persone di quella comunità, a fare un atto che ha previsto un bere comune, un bere insieme, sicuramente di vino, per quelle tazze servivano per bere vino, che ha funzionalizzato una fase di quell'edificio in vista di una nuova fase di quell'edificio. Vedete quindi come dall'architettura, da testimonianze materiali evanescenze sul terreno come buche di palo, da gesti rituali, si arrivi ad intuire addirittura una struttura sociale, un organismo politico. E questo è quello che spiega questa immagine, laddove l'organizzazione di quelle che sono le società più antiche, le società complesse tra urbane e non urbane, è fondata proprio su criteri che sono attinti dal modo in cui veniva occupato il territorio, veniva occupato l'ambiente. Le civiltà protostoriche, cosiddette tali per l'assenza di fonti scritte, sono quelli che hanno centri proto-urbani che precedono l'organizzazione urbana, con costruzioni in materiale deperibile, l'assenza di un'architettura monumentale e l'assenza di un impianto urbanistico. Tutti aspetti che invece compaiono laddove c'è l'idea della città. Nel discorso che facevamo prima sull'identità etnica, non dobbiamo scordarci che l'identità etnica, cioè la consapevolezza di un'appartenenza, passa anche dall'identificazione di uno spazio urbano condiviso che oggi possiamo chiamare con il termine di città. La nascita della città è la nascita di una consapevolezza funzionale nel vivere insieme, che fa sì che le persone possano organizzarsi per dotare il loro spazio, lo spazio in cui vivono, di quelle strutture che servono per progredire nella loro vita comune. Un mercato, un tempio, un santuario, un luogo, un tribunale, quello che i romani chiameranno, i greci chiameranno agorà, i romani chiameranno foro, cioè un luogo di riunione e un controllo della natura circostante. Non a caso le città che hanno avuto la maggiore fortuna nella storia del mondo occidentale sono città nate sui fiumi e che si sono sviluppate proprio grazie alla loro capacità di controllare l'attraversamento di fiumi. Quindi vedete come anche l'osservazione delle modalità attraverso le quali l'uomo occupa lo spazio in cui vive sono determinanti per comprendere l'etnia, la società e l'identità. Questo lo si fa riuscendo a cogliere tutti i dettagli che ci sono nello spazio circostante. L'analisi, ad esempio, dell'evoluzione dei pollini ci consente di ricostruire il passaggio da un ambiente boschivo, quindi selvaggio, ad un ambiente urbanizzato nel quale si ritrovano pollini anche del grano, insomma di quelle sostanze, di quelle materie, di quei prodotti della natura dovuti all'azione dell'uomo. L'osservazione dell'evoluzione dei pollini attraverso una campionatura attenta, riconducibile a strati precisi, databili archeologicamente, è quella che ci consente di addirittura ricostruire il paesaggio ambientale che circondava quegli uomini e di ricostruire anche, lo vedremo molto bene nella conferenza di domani, la lotta dell'uomo, la lotta costante dell'uomo con la natura. Perché all'analisi pollinica, all'analisi palinologica si aggiunge l'analisi anche dei resti delle paleofaune, quindi il rapporto dell'uomo con il mondo animale, si unisce poi l'analisi di tutte quelle che sono i piccoli elementi, gli ecofatti si chiamano tecnicamente, cioè i prodotti dell'interazione dell'uomo con la natura, che consentono di aggiungere elementi a quella che altrimenti è la ricostruzione della pura e semplice cultura materiale. Una cultura materiale che poi si anima e vede animarsi le sue espressioni artistiche proprio dal dialogo con la natura, una natura che è quella che sovrintende anche al modo in cui uno pensa alla dimensione ultraterrena, immagina le proprie divinità, perché nel mondo europeo antecedente al contatto con i primi greci si veneravano divinità astratte legate agli astri, legate al sole, perché prevaleva una consapevolezza del mondo religioso legata all'evoluzione degli astri. Il calendario, il primo calendario era di 10 mesi perché era fondato sulle variazioni lunari, e il calendario lunare era quello maggiormente legato a un rapporto prevalentemente agricolo con la natura. Quindi abbiamo un sistema che viene completamente alterato nel momento in cui ci si evolve verso nuove forme di religione. Questo, perdonate, dover riassumere concetti così complessi in poche parole purtroppo mi può far scadere in eccessi di sintesi o in generalizzazioni. Torniamo ad alcuni strumenti e siamo davvero agli ultimi 10 minuti che precedono poi la parte finale, che appunto nella quale lascerò parlare una vostra collega che ci esporrà questo che io ritengo essere un esempio di come i bambini possono, bambini più piccoli, una scuola elementare, primaria, può aiutarci a ricomporre questo quadro, a far parlare oggi. Per ricostruire il sistema insediativo noi archeologi ci siamo studiati di metodi elaborati da altre discipline, quelle che studiano l'urbanistica, l'evoluzione del paesaggio, la programmazione territoriale, discipline nate soprattutto nella prima metà del Novecento in seguito a quella che è l'evoluzione dei grandi centri urbani, delle metropoli, che ha fatto maturare delle riflessioni che hanno posto in relazione sistemi economici con sistemi insediativi ed hanno aiutato alla programmazione dello spazio urbano. L'acquisizione di questi sistemi nell'ambito della ricerca archeologica ha consentito di capire il progetto che l'uomo antico faceva del suo territorio. Uno degli strumenti tecnici più utilizzati in questo campo è quello dei poligoni di Thyssen, che consiste nell'analisi dello spazio ideale che si pone tra un luogo e l'altro, ponendo una linea ideale, costruendo un sistema di poligoni che ci ricostruisce idealmente, schematicamente, quello che è la sfera di influenza di una città rispetto alle altre. Questa analisi, vedremo fra breve, ci consente di capire come si evolve da un'epoca all'altra l'organizzazione del territorio. Accanto a questo tipo di analisi vi sono analisi appunto legate alla cosiddetta spatial archaeology, che tengono conto del modo in cui si potevano reperire risorse nel territorio limitrofo ad un centro urbano, facendo capire anche quali potevano essere le potenzialità demografiche di un sito rispetto alle opportunità che quel territorio poneva loro. Quindi un'analisi, un sistema analitico di confronto con la realtà geografica che consente di ricostruire, anche in assenza di fonti letterarie, di fonti storiche, quelle che sono le idee che sono alla base dell'organizzazione di uno spazio urbano, che non è, come noi saremmo indotti a pensare, un qualcosa di improvvisato, ma essendo legato a esigenze concrete di sostentamento, risponde a delle esigenze pratiche, naturali, che inducono l'uomo, a seconda del suo livello di civiltà, a trovare soluzioni che ci consentono anche di capire se quella civiltà può essere chiamata Stato, può essere chiamata tribù, può essere chiamata cittadino, può essere chiamata villaggio, a dare un nome a cose che altrimenti un nome non lo avrebbero. E l'analisi di queste modalità di occupazione del territorio e soprattutto quel sistema di studio dei poligoni di Thyssen ha fatto vedere come il sistema insediativo dell'età del bronzo, questo è un caso tratto dall'Action Vetus, dove il sistema è stato particolarmente ben sviluppato, ha consentito di capire come nell'età del bronzo un sistema di piccoli villaggi che occupavano luoghi ben fortificati e difesi, si sia passato ad un sistema dove i centri erano meno numerosi, vi era un centro cardine intorno al quale ruotavano centri più piccoli, il che appunto è quello che separa un mondo organizzato su piccoli villaggi ad un mondo organizzato su città-stato come quelle che la tradizione ci ha trasmesso rispetto al mondo etrusco. Chiaramente questo passaggio noi lo ricostruiamo attraverso ricognizioni di superficie o scavi estensivi, vi parlavo appunto dello scavo della Terramara di Pilastri, che appunto è quello con cui concluderemo un po' questa conferenza, o attraverso l'osservazione del modo in cui Queste testimonianze dell'uomo sul terreno possono essere lette attraverso ciò che ne rimane in superficie, nel modo in cui la vegetazione diversamente resiste a ciò che è nel sottosuolo, producendo quello che sembrerebbe uno scherzo, quello che oggi fa divertire tanti con i cerchi nel grano, ma che in realtà, in questo caso specifico, è la traccia di un agere, di una struttura di una certa estensione, 1,5 ettari, con un sistema fortificato costituito da un agere e un fossato che lo delimitava, che si legge ancora in foto fatte in determinati momenti dell'anno in cui la vegetazione ha una reazione differente a ciò che vi è nel sottosuolo e produce delle impronte negative, quasi delle sinopie, di ciò che vi è nel sottosuolo, che laddove non si può intervenire con uno scavo sistematico, integrano le raccolte di superficie e ci consentono di ricostruire la realtà ambientale con questi schizzi, questi disegni che servono poi a divulgare al pubblico ciò che l'indagine archeologica cerca di ricomporre attraverso quegli indizi che abbiamo visto e che oggi ci portano anche ad andare ben oltre il semplice disegno, ma a ricostruzioni come quelle ambiziosissime, straordinarie, che voi potete vedere presso il villaggio di Montale, una delle realtà più all'avanguardia nella divulgazione archeologica che noi possediamo sul territorio emiliano, che costituisce un esempio, perlomeno in prospettive evolutive, anche per ciò che stiamo cercando di fare a Pilastri, laddove abbiamo voluto appunto cercare di spiegare che quella che a Montale è un'esperienza ormai ben collaudata, che conta in 10 anni di vita una visita di oltre 100.000 persone, può diventare una risorsa per il territorio non solo in termini culturali e di rafforzamento della nostra identità rispetto al nostro passato, ma anche in termini economici, chiaramente non attraverso i profitti che si possono ricavare per tramite del biglietto d'ingresso in un luogo del genere, ma attraverso quello che chiameremmo indotto, che fa sì che scuole provenienti da tutta Italia vogliano recarsi in questo luogo per far vedere visivamente, rivivere un passato che è difficile raccontare a parole o attraverso le pagine di un libro. E qui introduco un elemento che spero vi possa vedere con noi qui in museo questo sabato. Cercheremo questo sabato, il 26, in occasione della Notte dei Musei, a partire dalle ore 21 e fino alle ore 24, di raccontare quello che è il percorso storico del nostro museo con l'ausilio di rievocatori, con l'ausilio di appassionati che si sono fatti a loro volta ricostruttori filologici o più o meno filologici, dipende dalle loro capacità e dalle loro ambizioni, di un passato che vuol essere tradotto anche in carne ed ossa, ma non per far scadere quello che, diciamo, il lavoro che c'è dietro la ricostruzione storica di un archeologo che lavora sul terreno e sui libri, ma anche attraverso ciò che c'è di spettacolare nel racconto della storia. Perché noi oggi dobbiamo cercare di trovare delle strade nuove per rendere interessante o affascinante o suggestivo ciò che con fatica noi ricostruiamo, per creare quel sogno che giustifica la fantasia e fa sì che si possa credere che il nostro passato, comunque raccontato, sia un valore da trasmettere e da conservare. Ben venga quindi anche la volontà di ricostruire questo passato per immagini vive, poiché gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione ce lo consentono. È chiaro che in una ricostruzione, in una rievocazione, ci sono ampi margini di interpretativi e soggettivi. È chiaro che noi non c'eravamo, come dicevano i bambini nella poesia di Pilastri. Noi non c'eravamo, ma cerchiamo, con sforzi, con successivi approfondimenti, con una critica costante del nostro stesso lavoro, di ricostruire quel percorso storico e di renderlo un racconto appetibile, un racconto che può interessare, perché e in questo noi dobbiamo in un certo modo essere complici. Noi dobbiamo cercare di far comprendere ad un paese che ormai, in un momento specialmente di crisi, vive di altre problematiche rispetto a quelle della tutela del passato, che in realtà La nostra identità e il nostro passato sono beni preziosi e unici che non possono essere imitati da nessuno e che costituiscono una pagina straordinaria di un'esperienza che fa sì che noi oggi in questa sala possiamo osservare su queste pareti degli affreschi fatti durante il fascismo con determinate prospettive ideologiche per raccontare l'evoluzione ambientale del paesaggio del Delta Padano all'interno di un palazzo rinascimentale nato in un contesto totalmente diverso e commissionato ad artisti tra i maggiori che popolavano il Rinascimento ferrarese, con all'interno uno dei contesti storici più importanti, che è quello della città di Spina, una delle città più importanti nel Mediterraneo nei 3 secoli in cui essa visse, dal VI secolo a.C. fino al III-II secolo a.C., raccontare una storia unica, straordinaria nel singolo vaso, nel singolo oggetto, nel singolo contesto, nel palazzo che lo contiene, negli affreschi di qualunque epoca essi siano. Un patrimonio unico, inutile dire che e guardare agli inglesi che sono in grado di costruire cose straordinarie sopra il nulla. Andate a vedere il museo della città di Londra, andate a vedere il museo storico di Monaco, vedete che cosa hanno fatto. È chiaro, loro hanno poco ed è facile valorizzare il poco e renderlo famoso. Noi abbiamo molto ed è difficile raccontare questo molto o renderlo interessante. Ecco, in questo noi dobbiamo essere complici, a partire dalla consapevolezza che deve essere un imprinting per i bambini di quanto loro sono straordinari, e i bambini che sono nati su questo territorio e i bambini che ci sono arrivati. Com'è straordinaria la nostra storia in tutto il suo strutturarsi, il racconto che il nostro stesso corpo, in una fattezza diversa dall'altra, in un modo di vestire, ci racconta. Dobbiamo far capire come il nostro essere umano, la nostra consapevolezza di da dove veniamo e di dove andiamo sia importante, ma a partire dai bambini, a partire dai più piccoli che diventeranno adulti in grado di rispettare ciò che altri adulti hanno per lo più distrutto. E ve lo dice un funzionario come tanti suoi colleghi qui, che lotta quotidianamente per far capire che in una costruzione che deve essere realizzata bisogna far rispettare anche il patrimonio storico che c'è sotto, ed è una lotta costante, una lotta difficile che si scontra contro l'incapacità di narrare l'importanza di quello che noi abbiamo per le mani, di quello che noi abbiamo dentro noi stessi, nelle nostre case, all'interno del nostro stesso cognome, che di per sé è un patrimonio di informazioni. Tutto costituisce la nostra identità e in questo noi dobbiamo avere la capacità di trasmettere ai più giovani e a tutti quelli che ci circondano questi valori. In questo senso questo corso vuole essere didattico, perché attraverso questa capacità di trasmettere noi possiamo garantirci quel futuro. E chiedo alla docente Carla Culati della scuola primaria di Pilastri di avvicinarci proprio per narrarci un caso in cui appunto dei bambini in un modo straordinario sono riusciti a farsi interpreti di quello che vi sto dicendo. E io ho visto le persone che ascoltavano questo racconto, ho visto lacrime e ho visto gioia. Scusate l'emozione, ma non sono abituata a parlare in pubblico. L'unico pubblico a cui mi rivolgo tutti i giorni sono i bambini. Mi sono segnata anche qualche nota, comunque. Allora, tutto è nato l'anno scorso, quando siamo stati invitati a partecipare alla Salone del Restauro. Ci è stato chiesto di presentare un lavoro che unisse tematiche diverse, dal terremoto alla scuola nuova, ai reperti che sono stati trovati sotto la scuola. I vincoli erano diversi, perché appunto la difficoltà per noi di mettere insieme tutte cose molto diverse è stata una sfida abbastanza ardua, e poi i tempi ristretti che abbiamo avuto, però insomma calcolando che abbiamo un numero ridotto di bambini, questo è un vincolo che dobbiamo rispettare. Siamo in poche, perché eravamo in 4 l'anno scorso a lavorare a questo progetto, ma l'abitudine anche a lavorare in questo modo, sempre per gruppi aperti, perché abbiamo anche delle pluriclassi, ci ha permesso forse di segnare e di fare centro, insomma, in qualche modo. Siamo partiti con l'idea di dare voce a tutti i bambini, a tutte le classi, anche perché questo è quello che dobbiamo fare quando ci rivolgiamo all'esterno. Noi lo facciamo spesso, siamo sempre coinvolti dal paese, diciamo, che ci apriamo spesso alle richieste anche delle associazioni che magari in occasione di feste, così, di altre attività di questo genere. Questo ha permesso, appunto, di dar voce a tutti i bambini in base alle loro esigenze, in base al loro modo di sentire, per cui, insomma, potete vedere che ci sono diversi livelli. Noi abbiamo pensato di organizzare il lavoro partendo appunto dal terremoto, dalle emozioni che questo, dal modo di sentire tutto quello che è a livello emotivo possono aver vissuto questi bambini, quindi l'hanno curato soprattutto i bambini di Guida, come la poesia che Valentino ha detto prima, e l'hanno fatto insieme all'insegnante di italiano, perché bisogna dire che questo è comunque stato un lavoro pluridisciplinare e abbiamo anche cercato di non renderlo completamente staccato dal contesto educativo e didattico che avevamo in corso, ed è, anche questo è stato un altro dei vincoli cui ci siamo dovuti, abbiamo dovuto sottostare anche a questo, insomma. E ho perso il filo perché non sono abituata. Quindi stavo dicendo, i ragazzi di Quinta hanno curato soprattutto questo aspetto, come hanno curato anche maggiormente la parte storica, il testo della parte storica. I bambini di seconda e terza e quarta più che altro, hanno invece si sono occupati soprattutto del filo conduttore, che come vedete sta scorrendo anche adesso, è quello del filo rosso della lettera scritta ad un amico, per raccontare tutti gli avvenimenti che ci avevano colpito. E forse proprio perché la lettera, il rivolgersi a un bambino conosciuto, e Alex è veramente un bambino che è partito e ci ha lasciato e che dovrebbe tornare proprio in questi giorni, tra l'altro, forse era il modo per loro per esprimersi meglio, ecco. I più piccolini, quelli di seconda, ma anche un po' quelli di terza, invece hanno curato la parte grafica, si sono occupati dei disegni, anche perché forse è il modo per loro più congeniale per esprimersi, il fumetto, i materiali che parlano, che sono animati. Quest'anno il Doponizzo è tornato alla carica perché hanno riaperto gli scavi a Pilastri, e quindi ci siamo ritrovati per ripresentare questo lavoro alla giornata di apertura. Ci è stato chiesto di ampliare soprattutto la parte, diciamo, tra virgolette archeologica. Abbiamo cercato di farlo rispettando tempi ancora più stretti. Ci è sembrato opportuno in questo caso non modificare la parte iniziale, perché comunque tutto è nato da lì, dal terremoto, e di provare a drammatizzare a questo punto, partire proprio da dove avevamo lasciato i cocci, i reperti che si trovavano sotto la scuola, vissuti proprio come una risorsa, come un bene prezioso da conservare, da rivalutare e da rispettare, perché è un bene che per tutti, dalla scuola al paese stesso. E quindi siamo partiti da lì con una drammatizzazione filmata, che anche in questo caso è riuscita a dare voce proprio a tutti, anche e soprattutto ai bambini che vengono da altri paesi, perché sono riusciti a dimostrare che anche loro sanno fare tante cose e sono cose che hanno imparato nei loro villaggi, perché se poi più avanti vedremo il filmato, sono soprattutto i bambini marocchini che hanno con molta destrezza creato i vasetti con la tecnica dei rotolini, noi la chiamiamo così, e poi anche i bambini cinesi che si sono occupati della pesca, hanno portato le canne, perché nei nostri paesi della Bassa proprio ci sono un sacco di canali dovuti alla bonifica, e i cinesi spesso volentieri li vediamo che vanno a pescare e hanno così dato questo importante contributo. Il paese, diciamo, che ci è stato vicino, che ci ha sempre sostenuto, e anche in questo caso forse l'abbiamo già passato, perché adesso qui stiamo proprio vedendo la parte legata proprio alla parte più storica, ancora quella dell'anno scorso. Ci sono i disegni dei bambini di terza, e poi qui è proprio l'ambito storico, geografico che prevale. Io mi fermo, lascio parlare le immagini, perché mi sembra che... Io adesso non so se voi riusciate a leggere, perché ho modificato in diversi momenti questo PowerPoint, che può essere uno strumento fantastico ma che ha tanti limiti. Io poi sono una smanettona, non è che sono un'esperta, per cui insomma... Il lavoro poteva essere fatto in tantissimi modi, e anche si può sempre migliorare. Ci teniamo intanto che vada avanti il video, intanto interagiamo un po' nel racconto. Uno degli elementi da cui siamo partiti, come vi diceva Carla, è quello del terremoto. Il terremoto chiaramente è l'evento che mette in discussione la nostra identità, perché tocca gli oggetti che rendono tale la nostra identità. Chiaramente per gli adulti tocca il campanile rotto con l'orologio che abbiamo visto all'inizio, intacca la chiesa, intacca il luogo che costituisce l'identità di un piccolo villaggio, di una grande città, un luogo carico di memoria e di storia del quale noi ci identifichiamo. Il termine campanilismo è abbastanza evidente in tal senso. Per i bambini il terremoto ha toccato il luogo della loro identità. La scuola, che loro hanno vissuto come un trauma, il fatto che fosse demolito davanti ai loro occhi il luogo all'interno del quale loro si erano strutturati socialmente come classe, avevano maturato un'esperienza identitaria in un luogo, nel luogo dove imparano la storia e si confrontano con il loro passato, buttato via di un colpo dal terremoto e con le ruspe che l'hanno dovuto portare via. Per cui quel luogo è diventato il luogo della memoria, per questo è il progetto che è alla base del lavoro che loro hanno portato avanti da sole, prevalentemente solo dopo una serie di incontri, uno solo, c'è stato un incontro orientativo prima del Salone del Restauro, un altro prima dello scavo. Ma abbiamo strutturato insieme un dialogo, un discorso che abbiamo chiamato memoria e terremoto, proprio per far capire come la memoria sia importante e se ne comprenda l'importanza nel momento in cui essa è minacciata. Ed è stata una grande, straordinaria sfida far raccontare la memoria a chi la memoria inevitabilmente ancora non l'ha, perché è all'inizio della sua vita, e soprattutto far raccontare a chi è all'inizio della sua vita l'importanza di una memoria che ancora non esiste, che è quella che sta sottoterra, cioè nel momento stesso in cui la memoria viene posta in crisi perché la scuola viene distrutta e spazzata via, si comincia a parlare di una memoria che per un bambino non esiste ancora perché è sottoterra, che paradossalmente diventa una memoria che ha la stessa potenza di ciò che i bambini esprimono in essere, perché ciò che è sottoterra è un qualcosa che deve potenzialmente ancora nascere e ancora raccontare la sua storia, così come un bambino deve raccontare ancora la sua esperienza di uomo e di vita. Questi sono i video. Questa è l'ultima parte. Abbiamo incominciato proprio con i bambini che trovano il corso e che Linda, Sofia, Alessia, Alice. Ma sentite quante cose ha da raccontarvi. Sì, è vero, sentite. Sì, hai ragione. Che bella storia. Che bella storia. Proviamo a fare come i nostri antenati. Sì! Comunque, non fa niente, tenete conto che il mio progetto è caro a chi perdonerà, perché io davvero ve l'ho un po' tanto le scatole, ma è troppo bello quello che hanno fatto. Io voglio che questi bambini, questo racconto che voi vedete è un racconto che ha avuto i bambini come protagonisti, che leggevano quei testi ed erano gli stessi bambini. Questi oggetti, per esempio, sono state costruzioni spontanee che hanno portato a scuola i bambini l'anno scorso sull'onda dell'entusiasmo di quanto era stato fatto. E anche questa giornata è rimasta talmente presente nelle loro menti che alcuni hanno cominciato a dire che i grandi faranno gli archeologi. Ma è vero. Eccoli qua, soprattutto ci sono diversi bambini che provengono da villaggi nel loro paese di origine, che l'hanno proprio portata a testimonianza. Noi nel nostro paese facciamo così, io riesco a lavorare in questo modo. La conclusione a cui sono arrivati è stata questa, poi alla fine è stato l'esistente che lo anticipo io. Dopo aver fatto finta di giocare, di essere come i nostri antenati, di lavorare con loro, macinare, tessere, lavorare la terra, pescare, sono arrivata a questa conclusione. Mi manca tanto il mio computer. Noi abbiamo una vita molto comoda perché abbiamo tante macchine che ci aiutano, però se non ci fosse stato il lavoro di chi ci ha preceduti non saremmo qui e non potremmo fare queste cose. È un messaggio assolutamente sì. Quello che vi dicevo che avverrà grazie alla collaborazione che è attiva anche sullo scavo di Milano dell'Università di Ferrara. Porteremo questi bambini a raccontare agli studenti universitari la loro esperienza, i bambini delle elementari che possono insegnare a chi da adulto comincia a studiare queste cose. Perché quando noi siamo andati a Bondeno siamo stati 3 mesi in una scuola che non era la nostra, con il disagio anche di uno sforzo abbastanza lungo, perché ci sono 15 pilastri per arrivare nella scuola di Bondeno. Poi abbiamo saputo che i lavori della scuola erano stati fermati, la sovrintendenza cattiva, questo è uscito, ma questo è anche quello che hanno sentito e assorbito, perché comunque in famiglia, nel paese, era questo il messaggio che passava. Poi tutto sommato invece siamo rientrati nei ranghi e devo dire che è stato un lavoro utile, istruttivo, ma per tutti, non solo per i piccoli ma anche per noi e anche per gli adulti, per la comunità tutta insomma, perché adesso credo che stiano proprio rivalutando questi scavi come grande opportunità anche per il paese. Perché infatti dopo l'esperienza del Salone del Restauro, dove i bambini di Pilastri hanno per la prima volta esposto quello che era il nucleo iniziale del loro lavoro, è nato spontaneamente, senza nessuno stimolo da parte di chi vi parla, la volontà da parte del Comune di individuare una cifra che consentiva di fare scavi. Cifra che poi si è andata incrementando e ha consentito la materializzazione di un progetto che non era attivo da anni, per cui loro adesso, i bambini della scuola di Pilastri, non solo si trovano a essere protagonisti di un'esperienza che si sta svolgendo a 200 metri dalla loro scuola e nella quale sono coinvolti in primo luogo in attività didattiche, possono vedere gli archeologi davvero al lavoro mentre ascoltano i coach raccontare la loro storia, e si è esteso questo invito, come vi dicevo all'inizio, a tutte le scuole del territorio di Bondeno e non solo, quindi se alcuni di voi ci sono solo ancora 2 settimane per farlo, però se si vogliono organizzare per portare le loro classi sul posto, non solo di bambini ma anche di studenti di età maggiore, insomma, è uno scavo assolutamente accessibile, condiviso, che ha capovolto totalmente la prospettiva che si aveva all'origine della sovrintendenza cattiva che non consente alla scuola di essere realizzata. La sovrintendenza è diventata quella che ha creato una nuova occasione di sviluppo, di crescita, di sogno, di conoscenza, di acquisizione di consapevolezza. E questo non è assolutamente facile, perché se leggete qualunque giornale dove si parla di archeologia vedete che il termine se ne parla. Cioè l'archeologia è quella disciplina inutile che impedisce all'economia di andare avanti. In realtà, lo vedremo nelle prossime lezioni, l'archeologia consente alle opere di realizzarsi ed è un valore aggiunto di cui anche alcuni industriali cominciano ad accorgersi. A me fa piacere che le parole di questi bambini abbiano consentito qualcosa che è grande ed è unico se legato a un momento di crisi e ad una crisi che si congiunge con un evento drammatico come quello del terremoto. Voi avreste dovuto vedere l'atmosfera che c'era il 5 di ottobre nella palestra di Pilastri di fronte a ragazzi di tutte le età, ad adulti locali, e l'emozione, l'atmosfera di sogno. Forse in questo caso rende un pochino meno, perché avevamo la lettura dei bambini che ha proprio creato molto pathos, è stato, penso, un di più, ecco, rispetto a quello che si vede adesso. Voi adesso vedete solo le immagini che scorrono, sai, il sottofondo musicale, le voci soprattutto. Questa è un'esperienza che può essere replicata, non certo perché sotto ciascuna scuola ci siano materiali archeologici, in Italia è abbastanza probabile, ma in generale per lavorare insieme nel costruire percorsi di questo tipo, del tipo di quello della scuola Pilastri, che è chiaro, come ha spiegato Carlo all'inizio, è un caso che nasce da una situazione particolare, con pochi bambini, con delle maestre molto affiatate, quindi con molte possibilità di costruire discorsi. Ma io credo che questa sia un'esperienza che si può replicare in vario modo, costruendo altri racconti, però è chiaro che è necessario un impegno forte dei docenti, se ne hanno la forza e la voglia in un clima in cui siamo tutti scoraggiati da investire le nostre forze in assenza di mezzi. Però ecco, i risultati che sono riusciti ad ottenere nella scuola di Pilastri, soprattutto se arriveremo a forme di valorizzazione del sito quali quelle che auspichiamo, sono straordinarie, anche e soprattutto per l'atmosfera che si è creata. Un'atmosfera che credo che difficilmente i bambini scorderanno, come diceva Carla prima. Spero che non diventino archeologi, perché non lo consiglio a nessuno per le difficoltà della materia, però almeno cittadini, adulti, consapevoli, sì, ecco, magari degli imprenditori ricchi che finanziano qualche archeologo. Non so se puoi continuare. No, direi che siamo rimasti perfettamente entro i termini. Se volete interagire, visto che ci sono lezioni dinamiche, se volete fare qualche domanda, fatela, cioè rompiamo il diaframma che c'è tra questo lato e il vostro, siate critici, dite che cosa secondo voi è impossibile fare, che risorse abbiamo. Credo 10 minuti, possiamo investirli confrontandoci. No? Niente. Allora, lasciamo scorrere le immagini, riaccendiamo la luce, quindi vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio. bello, ma mi mancano i miei videogiochi. Anche a me, però se non esistesse il lavoro dei nostri avi, adesso non ci sarebbe né la TV né i videogiochi. Hai ragione. Grazie di tutto.